Quindi buon appetito ragazzi, inizio a mangiare subito che avrei veramente una fame da lupi. Dovrei aggiungerci la salsa di soia, ma veramente strapiena, è impossibile. Tanto mangio i gamberi. Ragazzi, non potete capire, qui il sushi e le pokeball sono molto meglio rispetto all'Italia, non tutti i ristoranti, ma in linea generale sono pazzeschi. Chissà se arriverò mai al riso o alla quinoa che sono sotto. Ragazzi, primo mukbang ufficialmente in casa nuova in Olanda. Fatemi sapere come vi sembra, background, come vi sembrano luci, posizione, inquadratura, tutto quanto, perché sto naturalmente sistemando adesso, quindi dovrò vedere poi nel montaggio di questo video come sarà venuto, poi magari riuscirò anche a vedere cosa non va, però fatemi sapere anche voi nei commenti, mi raccomando, se vi piace oppure no. Vedete un piccolo pezzettino della mia sala da pranzo. Comunque, tantissimi mi chiedete dei gatti, stanno benissimo, come al solito si sono ambientati subito, ma loro, se ci sono io, ci sono le nostre cose, le mie cose. Comunque si sentono a casa subito, è sempre stato così, forse perché sono anche abituati a traslocare spesso, bisogna dirla anche questa cosa, però sono molto felice del giardino, questo proprio si vede perché la mattina quando mi sveglio, sentendo, vabbè, Damer mi aspetta sempre davanti alla porta della camera, ma la gatta no, gatta Stellina, non gliene frega niente, sto qua, aspetta che venga giù, poi Damer mi insegue. Mi mettono davanti alla porta del giardino e aspettano che gli apra. Però, piccolo update a riguardo. In tanti mi avete scritto: Nicole, ma non hai paura che Denver scappi? Intanto devo controllare il rossetto se ho i denti strapieni di rossetto. No, però adesso no. Ma non hai paura che Denver scappi, che gatta Stellina scappi oltre il recinto e che vado dai vicini, vado a finire in acqua, eccetera. Allora, vado a finire in acqua? No, perché non si lancerebbero mai e non sono così scemi da caderci. Però ho pensato, effettivamente, dai vicini potrebbero veramente finirci. E quindi ieri, ma non c'è riso? Ah, sì, c'è. Beh, comunque, ieri, forse potrei. Lo strabordando comunque è gigantesca, questa porzione non è una roba normale. Sono 5 porzioni, sono 4 porzioni in una, cioè, ma ditemi. Comunque, mettiamoci questa salsa di soia che io adoro, la salsa di soia adoro. E quindi ho pensato, sto facendo un po' di difficoltà onestamente a mangiare. E quindi ho pensato, cavolo, se finiscono dai vicini è un bel problema. Cosa è successo mezz'ora dopo? Never. Sono salita. Li ho lasciati in giardino, stavano dormendo. Salgo le scale, scendo. Dopo 5 minuti, Dever non c'è più. Eccoti! Amore mio, parlo di te, tu arrivi? Che bravo! E che bravo, mio amore! Vieni qua, da Dorever! Vieni, da Dorever! Oh no! Oddio, si è spaventato, vieni! Piena di peli, non pensavo di poterci salire, ma quanto sei tontolone, gatto Demer, io non lo so. Vieni, amore mio, vieni, amore mio. Lo vedete, gatto Demer? Lo vedete? Sì, ciao, la piccola nuvoletta, amore mio. Io ho sentito odore di salmone e sono arrivato subitissimo, però ti mostro la schiena così in segno di sdegno perché non mi stai dando niente. Comunque vi dicevo, chi è che ieri se n'è andato e quando sono tornata giù mi è venuto un mezzo infarto perché non c'era più? Tu sì, sei sparito. Garou Never, dove eri? Dai vicini? Praticamente
Scendo, Gatto Denver non c'è più. Io, oh mio Dio, terrorizzata. Ho iniziato a chiedere a Gatta Stellina dove è Gatto Denver, e Gatta Stellina mi ha portato fino alla porta, lo so, ma ve lo giuro, è così. Le dicevo, dov'è Gatto Denver, dov'è Gatto Denver? Ed è andata praticamente accanto alla porta con l'accesso al canale, al muletto e al canale. E quindi ho capito che Denver se n'era andato dall'altra parte. Non ci ha messo tantissimo, pensavo che ci avrebbe messo di più. Nel giro di pochi giorni, tac. Allora, lo chiamo, guardo, perché in realtà più o meno i moletti che abbiamo davanti a casa sul canale, io e quello dei vicini, sono più o meno collegati. Chi vedo due case più in là che passeggia allegramente su questa specie di piccolo cornicione che divide i vari moletti. Secondo voi, un gattino tutto bianco, un po' arancione, che in questo momento è timido e non si fa vedere, è molto stanco in realtà. Non penso che abbia fame, più che altro sonno. E quindi, ho iniziato a chiamarlo come una matta. E questo mica mi si filava, cioè non mica dava di striscio. Passeggiava, guardava. E io lì a chiamarlo, Denver, sono entrata in casa. Ho preso la scatolina, c'è la scatoletta della pappa morbida che gli piace tantissimo, ho detto, con questa viene. No, la scatolina gli piace tanto, ma esplorare l'ignoto gli piace di più. Nel frattempo, ragazzi, io sto facendo una difficoltà a mangiare. Quindi lo chiamo, dico, mamma mia, e questo cosa fa? Entra e va nel giardino dei vicini, invece quelli subito a destra, cioè vedo proprio che entra e dico, oddio, dove è andato? Cosa faccio? Vado, esco, vado a suonare i vicini, Denver non torna, devo per forza andare a recuperarlo, quindi vado, suono i vicini. Ovviamente non risponde nessuno, risuono, non c'è nessuno, ok? Guardo, la macchina c'è perché loro non ci sono, perché evidentemente sono usciti in bici. Comunque, dopodiché, ancora più disperata perché ero convinta di non rivedere, cioè no, però quasi avevo paura di non rivedere più Denver e non riuscire a prenderlo, sono rientrata in casa e sono tornata sullo stesso punto a guardare e a chiamare Denver. A un certo punto io lo chiamo, disperata, Denver, vieni, con questa scatoletta croccantice di tutto. Tutto un tratto sento, mi giro, Denver era qua. Praticamente mentre suonavo i vicini, lui deve essere andato dall'altra parte, dalle altre case. Quando sono uscita è semplicemente corso da me. Quindi io veramente adesso, numero uno, mi sono arrabbiata tantissimo, perché mi è venuto un infarto. Denver era contentissimo di aver esplorato le case, che ne so, i giardini, le ho deciso, però non faccio uscire più, no, cioè no, lo faccio uscire, però dovrò stargli proprio addosso, perché se ne va, e il rischio, cioè torna anche, però il rischio è che non tanto che cada in acqua, ma più che altro che riesca ad uscire dalla parte della strada che, insomma, no, questo più che altro non voglio, quindi devo stare veramente attenta, perché salta, cioè, io ero convinta che non si sarebbe accorto, né lui né la gatta, ho detto, ma no, prima che, invece ci sono arrivati subito. Il mais nella Pokéball non l'avevo mai provato, non mi dispiace. Comunque sì, questa è la storia di come ho quasi perso Gatto Denver. E mi è venuto un colpo, ecco, e poi quando l'ho rivisto sono stata la persona più felice al mondo, potete immaginare la paura. Comunque, molto buona questa Pokéball, mi sembra che più la mangio più si rigenera e il livello non scenda mai, però è molto buona, mi piace il fatto che qui nelle Pokéball mettono sempre, quasi sempre, anche la quinoa. Forse lo fanno anche in Italia, non sono sicura. Però è molto buona. C'era anche la possibilità di sceglierla
con salmone affumicato. Io ho preso salmone normale, però prossima volta assaggerò quello affumicato. Tra l'altro, ragazzi, mi fa troppo ridere sta cosa, vi prego. E lo sapete che ora ho ordinato la cena alle 17:30. Sì, perché qui se vuoi ordinare devi farlo prima delle 9, perché alle 9 tipo chiude tutto. 9:30 chiude tutto. Perché l'orario di cena, l'ora di cena in Olanda è alle 18, lo so, per noi è tipo ora di merenda, qui è ora di cena. Sono veramente strani, ma una volta, quando abitavo qui, ero completamente abituata a questo orario. Quindi penso che mi ci dovrò riabituare, anche se è veramente strano, ma qui fanno così, mangiano una colazione abbastanza abbondante, solitamente salata. Anche dopo, ma dipende. Sia uno che l'altro, però di solito è piuttosto abbondante. Il pranzo invece è una grossissima delusione, perché per gli olandesi il pranzo è tipo un panino freddo, un'insalata e basta. Cioè, non mangiano niente di caldo, non mangiano un piatto di pasta, non lo so, non esiste questa cosa qua. Qui a pranzo, se trovi qualcosa, è un panino. E poi invece la cena è praticamente il pasto principale della giornata, diciamo. Anche se penso che, cioè almeno così ho sentito, teoricamente sia meglio mangiare di più a pranzo piuttosto che a cena, giusto prima di andare a dormire. Vabbè, che cenare alle 18 è parecchio distante dall'orario in cui poi si va a dormire. Quindi non lo so, secondo voi che cosa è meglio? Per noi italiani è decisamente strano. Quando De Mezza l'altro giorno mi ha invitato a cena, erano tipo le 5:30, siamo tornati a casa, ha iniziato a cucinare alle 5:30, mi è sembrato stranissimo. Anche perché, se avete visto i miei vlog, qui in estate non tramonta mai il sole al 100%. Prima delle 11:30, non è proprio buio, e anche dopo, in realtà tutta la notte c'è ancora una strisciolina verso nord di chiaro, però dici cavolo, cioè c'è il sole fino alle 10:30, 11 e loro cenano già alle 6, quando il sole è ancora altissimo. È veramente strano, ma per loro è così. Infatti quando sentivo De Mezza, io ero in Italia, erano magari le 8, le 9, le dicevo, ah, sto cenando, scriveva voi siete pazzi, e io pensavo, no, voi siete quelli pazzi, in realtà. Comunque ragazzi, mi sto piano piano ambientando, ma ho fatto così difficoltà a mangiare qualcosa, comunque mi sto piano piano ambientando, vabbè, io mi sento a casa qui, questo lo sapete, tanti anni ho vissuto in Olanda, mi sento a casa, non conosco benissimo, cioè conosco, però non benissimissimissimo Alkmaar, quindi sto esplorando un attimino di più. Mi è piaciuto tantissimo l'altro giorno quando sono uscita in bicicletta, che sono andata in centro con De Mezza, appunto da lei a cena, è stato bellissimo trovarmi di nuovo in bicicletta a filmare con la videocamera il paesaggio. So che anche voi non vedevate l'ora, quindi sono, cioè, ero proprio emozionata di poterlo rifare, perché era uno di quei momenti che in Italia proprio non vedevo l'ora di rivivere, no? Io in bicicletta, vabbè, ovviamente anche con la telecamera per filmare per voi, ma era proprio un momento importante che non vedevo l'ora di rivivere, quindi sono, non lo so, mi ha dato tanta gioia, seppure, cioè, non era niente di che ovviamente un giro in bicicletta, però per me è stato un momento importante, catartico, non lo so, è stato molto molto bello. E sono, infatti sono molto contenta di avervi fatto vedere anche il paesaggio con i mulini nel vlog, quindi sono contenta che vi sia piaciuto. Ho visto tantissimi commenti che mi vedete radiosa, che con un bel sorriso, che mi vedete felice, che l'Olanda mi fa bene, quindi vi ringrazio tanto tanto tanto, perché so che ci tenete a me, vi preoccupate per me, mi dite tipo le stesse cose che mi dicono i miei amici più stretti, che mi vogliono davvero tanto bene, quindi so che me ne volete anche voi. È bellissima questa cosa, io ne voglio a voi. Non sentitevi male se sono più lontana adesso che sono in Olanda, perché in realtà, uno, torno comunque spessissimo in Italia, uno. Numero due, ragazzi, io non vi abbandono manco per un secondo, cioè nel senso, sono sempre presentissima su YouTube
proprio come prima, quindi non vi preoccupate assolutamente. A proposito, no, a proposito non c'entra niente, ma non vedo l'ora di potervi filmare l'home tour. E che un sacco di cose che ho ordinato ancora devono arrivare, che ci stanno mettendo tantissimo, veramente tantissimo. Cioè, per ogni... per dirvi, sto aspettando una poltrona da Maison du Monde da almeno 10 giorni e ancora non è stata spedita, non lo so. Le spedizioni, penso che comunque il Covid interferisca molto anche qui con la velocità delle spedizioni, perché è tutto molto lento e quindi... più tempo ci mettono le cose ad arrivare, più tempo ci metterò io per potervi fare l'home tour. Quindi mi dispiace, però d'altra parte, cioè, ho anche pensato, Nicole, farò comunque l'home tour e poi magari ne farei uno aggiornato, però ci tengo così tanto il mio canale, i miei video, sempre di più in realtà, mi sto impegnando ancora di più e quindi non voglio fare un home tour se la casa non è esattamente perfetta come la voglio io. Quindi pazientate per un attimino, non manca tantissimo, anche se, ragazzi, ma io posso essere già sazia, ma voi vi rendete conto che ho mangiato tantissimo e qui il livello è sempre uguale? Io non lo so. Comunque non manca ancora tantissimo, perché bene o male, allora, la cabina armadio, le cabine armadio più o meno sono fatte, mi manca un puff, qualcosina, devo vedere poi se voglio mettere un po' qualche tappetino, eccetera. Poi, quindi la sala da pranzo, che la sala da pranzo in realtà è pronta, l'unica cosa, questo armadio che sta dietro di voi, non lo vedete, ma lo sto guardando, sta dietro la videocamera, anche questo armadio devono portarlo via, perché in realtà volevo tenerlo inizialmente, poi ho cambiato idea, perché non mi serve tutto questo spazio, onestamente, e secondo me fa sembrare la sala da pranzo molto più piccola, non ha senso tenerlo. E visto che io la casa l'ho presa non ammobiliata, ho detto a quelli dell'agenzia che se lo devono portare via, cioè qualcuno se lo deve portare via, e quindi alla fine lo mettono in vendita, ma che ne so, qua su un sito, ma sta passando un po' di tempo e nessuno se lo viene a prendere, quindi non lo so, o lo butto oppure lo smonto e lo lascio in garage, e che è talmente grande che secondo me occupa un sacco di spazio. Se siete in Olanda e volete un armadio, scrivetemi un commento, ve lo regalo. Comunque sì, ragazzi, mi sto riambientando, è bellissimo perché ho scelto la stagione più perfetta per trasferirmi, perché l'estate ovviamente è la stagione più bella, fa più caldo, c'è più sole, quindi me la sto godendo proprio a pieno, il giardino è bellissimo, anche se appunto io non, cioè, quando ho una cosa nuova eccetera, non vedo l'ora, cioè non vedo l'ora di avere quello che, non so come spiegarsi, cosa tipo, una volta che mi trasferisco in una casa nuova, non vedo l'ora di sistemare tutto che sia al 100%, quindi questo è quello che sto facendo in questi giorni, sto cercando di sistemare tutto super 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 veloce, in modo da potervi fare anche l'home tour. Tra l'altro, dovevano venire, come ben sapete, avevo parlato nell'ultimo vlog, dovevano venire Chiara, Issima e Neil, tutti assieme, e alla fine non è fattibile, appunto, come già vi ha spiegato Chiara in un suo video, però Neil mi ha sentito e viene comunque, quindi domani arriva Neil e adesso tornerà qui appunto per non lo so quanto, perché ha preso il biglietto di andata e gli faccio, quando torni? Non ho preso il biglietto di ritorno, vediamo, dai, perché lui è in smart working fino a settembre, quindi lavora dal computer, e quindi ho detto, oh, cavolo, non torna più a casa. Ma però sono molto contenta che venga a trovarmi, e anche quando è stato qua è stato bello perché abbiamo fatto un sacco di cose che facevamo una volta, no, qui, quindi è stato molto molto bello, devo dirvi, molto molto bello averlo qua, anche se in realtà nei giorni in cui è stato qua la scorsa settimana abbiamo più che altro fatto cose per la casa, mi ha aiutato eccetera, adesso invece quando ritorna se ne sta proprio in vacanza, relax eccetera, gli ho detto ti ospito io, vieni, perché appunto dovevano venire tutti assieme, però se viene anche solo lui, gli ho detto guarda ti ospito, stai quanto vuoi eccetera, l'ha presa alla lettera perché appunto non ha preso il biglietto di ritorno. Però
Ragazzi, io sono sazia, ve lo giuro, non lo faccio apposta. Ho mangiato tantissimo, almeno io ho la sensazione di stomaco strapieno. E questa è ancora piena, non lo so, però io non ce la faccio più. Mi dispiace, cioè mi dispiace, mi è mukbang, io mangiucchio e chiacchiero un sacco. E poi passiamo ai pufferfish, ragazzi, guardate che meraviglia. Sono appunto dei mini pancake, sono tipici olandesi e io li ho ordinati con il burro, lo zucchero a velo, le fragole, le banane e la Nutella. Anche questo pesa un quintale, ne ho presi 18, che è la porzione large, non riuscirò mai a finirli. Dettagli, ma perché prendo sempre porzioni enormi? Però sapete cosa mi piace? Mi piace prendere porzioni gigantesche e poi il giorno dopo avere tipo l'avanzo e mangiarmi tipo per colazione o per pranzo quello che ho mangiato il giorno prima. Non lo so, sono l'unica. Ma... con le banane non le avevo mai assaggiate, niente male. Ma a volte appunto ho la sensazione che gli avanzi siano più buoni del cibo stesso della sera prima. Cioè non lo so perché. Comunque, pufferfish, ragazzi, uno dei miei dessert preferiti al mondo. Dovete assolutamente assaggiarli se venite in Olanda. Pufferfish, prima cosa. Sono la fine del mondo, non potete capire. Sotto c'è il burro, ce n'era un pezzo gigantesco sopra, quindi ho buttato via un po' di tutto il burro che mi avevano messo, che era decisamente troppo. Ultimamente comunque ho scoperto una passione per l'interior designing, perché mi è piaciuto tantissimo arredare casa, veramente tanto, e mi sono persa a guardare cataloghi, idee, ispirazioni, e quindi sono anche molto curiosa di farvi vedere come ho arredato casa, perché ci ho messo veramente tanto impegno e anche tanto, come dire, gusto personale, cosa che non avevo mai fatto prima, perché ogni volta che sono andata a vivere con qualcuno sono andata a vivere con i miei ex e quindi c'era sempre anche comunque il loro gusto, c'erano sempre le loro cose, e qui invece sono riuscita ad arredare esattamente come voglio io tutta la casa, e quindi sono molto, cioè non ancora, perché alcune cose appunto mi devono ancora arrivare, devo vedere, però sono veramente, veramente soddisfatta. Infatti sono molto curiosa di sapere quello che mi direte voi, ma naturalmente adesso non ha senso parlarne. Mi direte, perché Nicole, fino a quando ci fai l'home tour, che cosa ti diciamo se non vediamo un tubo? Avete ragione, ma promesso che non manca tantissimo, proprio perché sono io che non riesco ad aspettare. Mi devo fare vedere prima possibile, perché come vi dicevo voglio anche che voi vi sentiate a casa. Quindi per me è importante che quando filmo i vlog qui voi conosciate benissimo la casa, le stanze e tutto quanto, i mobili, cioè voglio che vi sentiate a casa, perché per me casa mia è anche casa vostra, cioè siete qui con me ogni giorno tramite videocamera, ok, ma ci siete, e quindi è importante che vi sentiate a casa, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora di farvela vedere. Comunque voglio anche approfittare e diciamo parlare della questione Neil, perché ci vedete, siamo molto assieme ultimamente, e capisco che molti di voi mi chiedano: Nicole, ma siete tornati insieme? Ce ne stiamo aspettando che tu ci dica che siete tornati insieme, e io la so questa cosa. Vi leggo, so che lo pensate tutti, mi dispiace, come già vi avevo detto, darvi una cattiva notizia se pensate che sia una cattiva notizia, però io voglio stare single, quindi no, non stiamo insieme. Mi dispiace perché so che piacerebbe tantissimo a molti di voi e anche ai miei amici, tipo ad alcuni, però non è così, ragazzi. Come dicevo, nella vita mai dire mai, però non è così, anche se lo vedrete che mi viene a trovare, eccetera, lo ospito, mi fa molto piacere passare del tempo con lui perché ci divertiamo, e con lui sono stata molto bene anche per questo quando stavamo assieme, perché comunque al di là di tutto assieme ci divertivamo. E quindi mi fa molto piacere stare con lui. Sono molto contenta che domani venga a trovarmi, però non c'è niente al di là di un'amicizia. Quindi questa cosa che tutti vi aspettate che torniamo assieme non è vera. Cioè non è così. Almeno nella vita, come vi dicevo, mai dire mai, però non è così, ecco. Volevo anche menzionare il fatto, com'è che la chinea bolli, la pokeball non riesco a finirla, invece tutta questa montagna di pufferfish li finisco. Volevo menzionare che
se mi vedete con un ragazzo non significa per forza che ci sto assieme, cioè, perché quando sono single mi capita sempre. Prima mi dite Nicole deve essere single e poi ogni volta mi vedete con un ragazzo, una persona di sesso maschile, per forza deve essere il mio fidanzato. Quindi volevo anche dirvi questo, se mi vedete con Neil o con degli altri ragazzi non significa che sono i miei fidanzati. Anche perché, vi anticipo una cosa a cui ho pensato che il mio prossimo fidanzato dovrà meritarsi che io lo presenti a voi. È una grossa responsabilità, un po' come quando presenti il tuo fidanzato ai tuoi genitori, no? E per me è anche una grossa responsabilità presentarlo ai miei follower, al mio pubblico. Ma dire il mio pubblico suona male perché non siete pubblico, cioè noi interagiamo, ci vediamo, ci scriviamo, quindi siete i miei, la mia family. Quindi presentare la tua family di YouTube a un nuovo fidanzato se lo deve meritare, cavolo. Quindi questo è quello che ho capito e questo è quello che farò, quindi anche dovesse esserci, ragazzi, per un bel po', comunque non lo farò, non lo farei comparire nei miei video. Pensate che io faccia bene oppure no, però questa cosa che se lo deve meritare di conoscervi, penso che sia una grande verità, perché diciamo che ho imparato dai miei errori e quindi sempre parlandovi di tutto quello che mi succede, però ci metterei un po' a presentarvi un eventuale nuovo fidanzato. Vi devo dire la verità, non sarebbe una cosa tanto immediata, nonostante magari a me piacerebbe poter condividere tutto con voi da subito, solo che a volte appunto le persone se lo devono meritare e soprattutto siccome per me il mio lavoro, voi la mia family siete tanto importanti, siete una grossa parte della mia vita, non voglio neanche farci entrare una persona troppo presto, quindi piccolo, solo non lo so, è un pensiero che ho avuto in questi giorni e che volevo condividere con voi e sono curiosa di sapere che cosa ne pensate, quindi scrivetemi nei commenti se siete d'accordo, pensate che faccia bene oppure no. Ok, sono decisamente sazia, ne ho lasciati 1, 2, 3, quindi ne ho mangiati 15 e la Pokéball, vabbè, è un po' appunto fa ridere, però vi giuro che sono strasazia. Comunque ragazzi, questa ve la devo troppo raccontare, vi giuro. Allora, appena mi sono trasferita, gatto Denver no, ma gatta Stellina mi ha spaventato non poco, perché cosa fa? Si mette praticamente in soggiorno e guarda verso la porta d'entrata, ma lì ci sono anche le scale che portano al primo piano, quindi lei in realtà dal soggiorno ogni tanto prende e fissa quel posto lì, quella zona lì così. Ma l'altro giorno mi ha spaventato tantissimo perché lei praticamente si lavava e ogni tanto, cioè si lavava e poi fissava il vuoto così, ma proprio con questi occhi sgranati, quasi non preoccupata, però cioè spaventata no, però molto interessata e focalizzata su quello che stava guardando, che era evidentemente qualcosa che io non riuscivo a vedere perché non c'era niente, ma proprio si lavava e poi guardava così, poi si lavava ancora un po' e poi così, ed è andato avanti per un bel po' questa cosa. E tutta la prima settimana che mi sono trasferita ha passato praticamente, non voglio dire tutto il giorno, però quando guardava verso quella zona era sempre con questo modo strano e fissava molto 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 spesso quella zona. Adesso un pochino meno, è come se si fosse abituata. E io adesso non voglio, cioè voi lo sapete, io credo nel paranormale, lo sapete, le esperienze che ho avuto a Trieste, esperienze e non esperienze, quello che c'è stato, quello che non c'è stato, le cose strane, lo sapete. Quindi anche qua speravo di non avere niente, ma vi giuro che mi ha proprio spaventato tanto tanto tanto, ve lo farò raccontare anche da Neil, che lui anche l'ha vista sta cosa e lui no, ma cosa, ma non è niente. Demesa mi dice che anche i suoi gatti fissano le scale per tranquillizzarmi, ma io non li ho mai visti farlo, tutte le volte che sono stata da lei non li ho mai visti, se non molto raramente. E Audrey invece vi dico che lo fa costantemente questa cosa. La prima settimana era proprio una costante, cioè era come se fosse
disturbata, sì, un po' spaventata i primi giorni sicuramente, e le dava molto fastidio, guardava costantemente lì. Adesso molto meno, ogni tanto ancora, però molto meno. Appunto, come se si fosse un po' abituata, boh, non lo so, non lo so. Questa cosa è molto strana e molto inquietante, spero che non lo faccia più perché mi spaventa veramente tantissimo. Cioè l'altra sera l'ha fatto, io avevo la lucetta, quella piccolina, guardavo Netflix con la mia tazza di tè, tutta molto relax, casetta nuova, molto independent girl, contentissima. Ad un certo punto Audrey inizia a fare così, io mi cago sotto, accendo tutte le luci, alzo il volume della TV. Cioè ragazzi, ho paura, come si fa? Che ne so cosa vede Audrey, cioè vi prego tranquillizzatemi su questo. Comunque, a parte questo ragazzi, non ci sono altre novità, in realtà ci sono tantissime novità, ma vedrete tutto nei giorni, che ne so, insomma. Altra novità è che ho dovuto tagliare le unghie cortissime perché mi si sono tutte rotte, ma durante il trasloco penso che sia normale, quindi adesso le ho tagliate tutte cortissime e le faccio ricrescere super sane. Comunque, questo è quanto mia family per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto questo video, questo nuovo mukbang. Fatemi sapere com'è, se devo modificare qualcosa, appunto, perché non è il primo mukbang che filmo in casa nuova, quindi non so se sarà tutto come deve essere, non lo so, aiuto, sono emozionata ragazzi, oh mio Dio, tutti questi nuovi video da casa nuova mi emozionano tantissimo, ma sono solo io, cioè sono cretina oppure normale, boh, non lo so. Comunque mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete like e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella per non perdere mai i prossimi video. Quindi mia family, io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio, anche se siete troppo lontani, non riesco, oh, vi abbraccio forte forte forte, e noi ci vediamo domani sempre 17:30 puntuali, mi raccomando, con un nuovo video. Bacio grande, ciao.